Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Di un press cap, quindi un tetto nazionale. Sì. Una cosa che ha sempre detto che era un errore fare. No, durante... no, il tetto nazionale era il tetto nazionale al gas. Che vuol dire? Voleva dire che tu dicevi, io le forniture le pago X. Questa cosa non la puoi fare. Questo è un tetto al prezzo. Che vuol dire il tetto al prezzo? Vuol dire che è lo Stato che colma la differenza tra il prezzo accettabile. Mettiamo al sicuro famiglie e imprese, come in Inghilterra. Come in Inghilterra, come in Germania, come in Francia, come in Spagna. E la seconda cosa, appunto. E la ragione per cui lo dobbiamo fare è che l'Europa non l'ha fatto. Lei parla di un sacco di soldi, tra i 43 e 62 miliardi di euro. Sì, per tutta la stagione invernale. Draghi ne ha messi molti meno, cioè anche Draghi ha sottovalutato un po' il problema finora. Sì, soprattutto secondo me sì, io questo l'ho detto in campagna elettorale, ho detto io sono per il deficit su questo tema, perché sennò i costi sociali saranno superiori. Ma soprattutto ha usato uno strumento che sono i crediti d'imposta che non funzionano, perché il problema le imprese le hanno in termini di cassa, cioè il bar non ha i soldi per tenere aperto. Allora quello che io dico è, facciamo un'operazione che ci costerà, avrà delle coperture, ma ci costerà da qui alla fine di marzo comunque una ventina di miliardi di euro, tra i 20 e i 30 miliardi di euro. Quello che succede di deficit, però dobbiamo dire all'Europa e ai mercati, noi facciamo questo per evitare i costi di cassa integrazione. Il paese va a Ramengo. Quindi facciamo questo, ma le altre cose stravaganti promesse non le facciamo. Perché se continuiamo a dire, come dice Salvini, facciamo la flat tax, le pensioni, lo spread va a 400. Due partiti che stanno all'8%, che vogliono recuperare, che non possono deliver, come si dice, cioè, sì, consegnare a nessuna proprie promesse, vuol dire che il governo succede un macello. E questo sto dicendo. E per questo io dico, la Meloni, che oggi sta tenendo questa linea prudenziale, io ne sono contento, perché ognuno si deve auspicare a questo. Avrà dei bei problemi. Però lo deve dire, deve dire a Salvini, guarda amico bello, noi questa roba non la facciamo. Comunque a me mi sembra che la Meloni non voglia metterlo all'interno, francamente, Salvini. Non lo so dire. Però invece sta venendo fuori un altro ministero che lei conosce benissimo. Pare che Salvini potrebbe andare, vorrebbe andare al Ministero dello Sviluppo Economico. Ecco, direi che dopo Di Maio al Ministero dello Sviluppo Economico gli mancava solo Salvini, poi lo possono chiudere. Ah, beh... Vabbè, no, ma sicuramente Salvini aveva delle idee anche lui su come... Sì, certo, come Di Maio, ce le hanno infatti. Hanno pure governato insieme. Senti, scusi, e sul PNRR chi ha ragione, no? Perché appunto, dato che lei oggi è molto onesto e trattamente, mi dice che su tante cose la Meloni ha ragione. Ma io tendo a essere persino troppo diretto, no? Sì. Appunto, non è oggi. Chi ha ragione sul PNRR? Draghi, ha ragione Draghi, perché per una semplice ragione statistica, che se no l'Europa non ci avrebbe dato i soldi. Sì, ma una cosa è che arrivano i soldi, una cosa è che siamo in grado di spenderli. Mi pare che in Parlamento ci sia il terrore, perché tutti gli organismi locali, nessuno sa spendere i soldi. Ah, ma sa, il problema dell'Italia è che nessuno gestisce. Tutti annunciano riforme, ma nessuno fa accadere le cose. Questa è la ragione per cui io faccio politica, lo ripeto alla nausea. Per esempio, sul PNRR... Se tu, come noi abbiamo proposto, non dai 2 miliardi ai comuni per fare tutte le progettazioni fuori e avere anche il responsabile del procedimento assunto da fuori, i comuni non faranno niente. Quindi questo è un dato di fatto. Noi spendevamo la metà dei fondi europei ordinari, cioè 7 miliardi su 14 più o meno. Ne dobbiamo spendere 50 l'anno. Senta, veniamo invece ai suoi... Però questo è... Guardi, questa è veramente l'essenza del problema italiano, la capacità di far accadere le cose, di gestire. Non Draghi, Meloni, se non risolviamo quello, dobbiamo gestire, tutto il resto è chiacchiera, se no non accadono le cose. Cioè io dico, metto 100 miliardi sulle infrastrutture, ma poi non ci stanno le infrastrutture, è la storia italiana. Però quindi ha ragione la Meloni su questo, che è bella preoccupata? Certo, a preoccuparsi ha ragione, ma ha vinto, quindi non deve solo preoccuparsi, deve anche spiegare come risolvere il problema. Allora, per esempio, io gli farò la proposta di... mettere 2 miliardi e consentire ai comuni di fare progettazione esterna. Lo fa, è una buona cosa e accelererà. Invece c'è chi ha perso, per esempio Letta e il PD, che ieri hanno fatto una riunione, insomma, dicendo delle cose anche importanti che adesso le faccio sentire.